Le persone dovrebbero capire che il più grande fattore che li blocca dall'investire è la loro psicologia. Moltissime persone vogliono molti soldi ora, e quindi investire per avere molti soldi quando si è vicini alla pensione sembra essere una cosa molto stupida. Però molti di voi non sanno neanche come iniziare e non vogliono neanche iniziare, che è sbagliatissimo. Dovete iniziare con una strategia di investimento basilare per il lungo termine, ad esempio 40 euro al mese. Il mese successivo avete capito il processo di come iniziare a investire piccole somme, e quindi a quel punto c'è di aumentare o di raddoppiare l'ammontare, 80 euro al mese. Il mese successivo effettuate la stessa procedura e diventano 160 euro al mese. Lo fate ancora una volta e diventano 320 euro al mese. Fatelo finché non arrivate a una cifra ottimale per il vostro stile di vita. Però se riuscite a risparmiare e investire 600 euro al mese investiti in un ETF che mira l'S&P 500, che ha un ritorno in percentuale annuale medio dell'8%, se avete 20 anni riuscirete andare in pensione a 65 anni con 3 milioni di euro. Questo è il nome del sito che ho utilizzato per calcolare l'interesse composto e arrivare alle cifre che vi ho appena spiegato. Però aspetta un attimo, perché ora sei diventato la persona che investe soldi mensilmente e la tua personalità è cambiata. Sei diventato la persona che investe i propri soldi. E quindi a questo punto hai cominciato a trovare nuovi modi di investimento o strategie di investimento per andare in pensione prima. E tutto questo ha avuto inizio perché hai cominciato a fare qualcosa che ritenevi stupido o patetico. Seguimi e iscriviti a questo canale se vuoi più informazioni su cripto e il mondo degli investimenti in generale.